Questo video me l'avete consigliato voi ed è un video dei soliti Parker e Chester, ovvero Parkinson e Cestino, che conosciamo tutti quando vanno a comprare merda nel dark web. Ma mi avete consigliato questo video dal titolo "Qualcosa non va con sua madre". Reaction Parker e Chester. È un titolo che, detto così, sembra una bestemmia più che altro. Prima di cominciare, mi raccomando, tempestate di like questo video come al solito, e mi raccomando, il gesto sempre segomante, perché il like va fatto in questo modo. Iscrivetevi a questo canale YouTube se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina. Il mio Instagram ve lo impiallo possentemente nel vostro apparato rettale qua sotto, venitemi tutti a stalkerare anche su Instagram. Ed inoltre vi lascio in descrizione tutti i miei link, tra cui anche la playlist di Parkinson e Cestino dal titolo "Ho comprato horror spaventoso nel dark web", link in descrizione. Vado a spegnere la luce e a creare l'atmosfera. Torno subito. Ok raga, andiamo a visionare Parkinson e Cestino che vanno nelle case dove ci sono i mostri a cagarsi in mano. So for this episode we received an email from a 19-year-old. Una ragazza di 19 anni di nome Emma. Someone has been trying. Li manda a chiamare come al solito perché c'è qualcosa che non va di notte a casa sua. Windows watching her, but by the time she calls for help, they've disappeared. Soprattutto alle 3 del mattino succedono queste cose inquietanti. She sent us this. E gli manda questo video. E praticamente c'era una signora che cercava di entrare in casa sua. O è sua madre, cosa che non penso, perché non credo che li manda a chiamare per combattere contro sua madre, giusto? Però la cosa è molto inquietante. 11:37 di sera. I nostri eroi si accingono in perterriti ad andare nella casa di questa famigerata Emma. Non vedo l'ora di vedere questa nuovissima avventura di Parkinson e Cestino. Che poi di avventura c'è ben poco, perché alla fine scappano sempre con la coda tra le gambe. Entrano con le mani pulite ed escono con le mani sporche, perché si cagano in mano. Quindi guardate che sono fieri, guardate la strada. Quella è il ritratto della loro vita, la strada vuota. Sono le 12:52 di sera, quindi praticamente è passata la mezzanotte. Cioè è quasi l'una di notte, va in pratica. C'era quella casa che era inquietante. Sembrava Amityville Horror. It's kind of gross. Kill's not here. Le famose case dei serial killer, no? Perché in pratica quello sembra. Cioè, sembra più che altro questo. Cioè, non sembra la casa di Emma che ha bisogno di aiuto, no. Sembra proprio la casa di... Hi. Di un serial killer, cioè qualcosa del genere. You're Emma, right? Are you Emma? Parte il fatto che questo sembra un uomo. You were 19. Raga, scrivetemi nei commenti, questo sembra un uomo. What? Okay, can we come? Poi può essere che è impressioni mie, eh? Yes. Cioè, questa sembra più la casa di Jeffrey Dahmer. Veramente, raga, non sembra la casa di... Boh. Mi fa questa impressione. Oppure la casa dell'esorcista. Quella è la scala dove la bambina scende all'indietro. Ok, Emma, thank you for... Luna è 9 di mattina, quindi l'una è 9 di notte. Comincia l'intervista alla famigerata Emma, ma non ci assomiglia a quella della fotografia. Devo essere sincero e onesto, sembra più la donna che cercava di entrare in casa sua, eh. E secondo me è la donna che cercava di entrare in casa di Emma. A sto punto Emma dove è andata a finire? Non è Emma.
Anche Parkinson se ne è accorto. Dall'alto della sua intelligenza se ne è accorto. Che poi lo sguardo di Parkinson sembra lo sguardo dello zio Fester, della famiglia Adams. Ha presente lo zio Fester, avete presente, no? Che c'ha le occhiaie grosse così. Hanno sentito un rumore là sopra. Do you live alone? My daughter's here. Do you want to see her? Mi sa che Emma è là sopra. What? Dude, this one is crazy. I don't think she... Ragazzi, guardate che casa. Whose house are we in? Raga, guardate che casa. Cioè, le case sono di un inquietante. Oh, your daughter's in here? Allora, che questa aveva dei problemi, già si era capito, ma a questi livelli io non mi immaginavo. La cosa bella è che Parker... can you sit down again? Parker e Chester rimangono lì, no? A godersi la scena. Emma, is there anyone else here to, like, take care of you? Quella è una bambola reborn? Io non so cosa pensare in questo caso, raga. Non so cosa pensare. I'm sorry to hear that. Non è che se ne vanno, no! Ha capito, Parkinson! Ha capito che c'è qualcosa che non va. Di solito non capisce niente, né lui né Chester. Adesso ha capito che c'è qualcosa che non va, però non se ne va, no. Deve rimanere lì. Cameras, I know you wanted us to do that. I just need to go talk to Chester, okay? If you want to go to your room with your daughter. Ecco, andatevene. Andatevene. Cioè, io devo parlare in privato con Chester, ok? Dude, what is going on in this house? Bro, she thinks that doll is her daughter. You're concerned about that doll right now? This isn't even the same girl from the email. Bro, she said she was Emma. Appunto, non è Emma. Non è la ragazza dell'email, perché Emma gli ha mandato la foto e non è lei, non è palesemente lei. Questa... Tra l'altro anche le foto sono cancellate, la faccia delle foto è cancellata, quindi loro... Non possono vedere che quella non è Emma, ma se lo immaginano... E palesemente non è Emma quella. La foto gliel'ha mandata Emma, non è lei. Questa sembra quella che cercava di entrare dentro casa di Emma. Secondo me sono entrati veramente dentro la casa di un serial, di qualcuno che fa del male alle persone. È 1:28 del mattino e ancora sono là dentro. Stanno piazzando le telecamere che al solito lasceranno là dentro. Questi qua a ogni missione comprano telecamere nuove. Perché le telecamere lasciano sempre nelle case abbandonate delle missioni precedenti. Al buio. Oh. Emma, what are you doing? L'ho detto che questo è Jeffrey Dahmer, travestito, no? L'ho detto, sì, l'ho detto. Avevo ragione, raga. I'm in your spare bedroom tonight, if that's okay. Bro, why is she doing that? This is creepy. Stop it! Okay, so we set up a bunch of cameras and lock the doors in case that person comes back. We'll leave you alone now. Persistono a rimanere là dentro, nonostante vedono che questa non è Emma, che è pazza e che ce l'aveva con quella bambola con una forbice in mano. So I guess this is the room that we're gonna be staying in? Con una forbice in mano, ok? Sottolineiamo questa cosa. Non gliel'hanno tolta la forbice dalle mani, eh? Potrebbe essere pericolosa quella donna. You gotta be joking me right now. We finally have separate beds. Well, do you think we could just push them together? Dude, we are not gonna push these beds together. Cioè, loro dormono là dentro! Si stanno organizzando per dormire là dentro! Sono dei deficienti patentati, ma veramente! Dude, there's something really wrong with this lady, bro. Do you think she doesn't like me? Wow.
What? She yelled at me when I was in her room. Bro, why do you care about what this lady thinks about you? I'm more worried about what the hell is going on in this house. I can't stop thinking about those dolls. Does this sound like the same girl who messaged you? Dude, this lady does not... A me sembrava che Parker avesse capito che c'era qualcosa che non va. Evidentemente no, perché se rimangono là dentro, allora vuol dire che non hanno capito un cazzo. Plus, let's just record her and make sure she's not doing anything too bad, okay? Let's go to sleep. Okay. Cioè, qui non si sta trattando di mostri in questo caso, si sta trattando di un pericolo reale. Quella lì non è normale. Aveva una forbice in mano? Cioè, io sono senza parole. Le 2:07 di notte. Finora è tutto a posto. Tutto tra... No, non è tutto tranquillo, quella non dorme. E ha un sorriso inquietante in faccia. Ce l'ha con quella ma finché ce l'ha con quella bambola? Uno dice, vabbè, prenditela con lei, con quella bambola, è ok. Il problema è che poi, se la bambola si rompe, o succede qualcosa alla bambola... Madonna che brutta, ma che brutta. Dicevo, se succede qualcosa a quella bambola, se la prende poi con Parkinson nel cestino. Ma che cazzo è? Ma che cazzo? Alle 3 di notte! Come avevo detto Emma! Cioè si è attaccata al mu... Come cazzo ha fatto? Qui adesso si sta sfociando nel paranormale! Cioè mi sarei cagato in mano se avrebbe sceso le scale all'indietro come la bambina dell'esorcista, ve lo immaginate? Perché al muro si c'è attaccata, quindi i poteri paranormali ce li ha questa. Cioè scioccante! Chester che cazzo ha fatto? Dove se n'è andato Chester? In bagno se n'è andato Chester? Sono le 3:22 di notte e non va bene per niente. I heard a screaming noise from your basement. Ma vai a chiamare a Parker e ve ne andate da là dentro! Una persona intelligente scapperebbe! Non siete gli acchiappafantasmi! Hello? Emma! C'è Emma imprigionata! Hello? Who's there? Me lo immaginavo! Eccola Emma! Questa è la vera Emma, quella della fotografia! She locked me in here! She locked me down here! Emma, dude? I'm Emma! Oh my god! Minchia, se gli spunta all'improvviso! Hurry, hurry, hurry! Oh, ok. Se gli spunta all'improvviso e c'è un jumpscare! Porca putt... Addio Chester! Adesso siete nelle mani di Parker, minchia! Siete in buone mani, siete! Tutti e due! Questo è un episodio pazzesco, raga! Bellissimo! Ma vaffanculo! Ma scappare! Ma ora come se ne scappano da là sotto? Ci sono nella cantina! Tipo la notte dei morti viventi! Non possono più uscire! Oh my god, let's go! Hurry! Hurry! Scappate, Forrest! Scappate! Dalla finestra della cantina, pazzesco! Hurry! Hurry! She's almost behind us!
Cioè, questo episodio è pazzeschissimo! Speriamo che questa non scappa dalla macchina! Almeno riescono a salvarla! Dai, corri veloce con la macchina! Dai, cazzo! Dai, Parkinson! Schiaccia quel pedale! Cribio! E praticamente finisce così. L'episodio, loro salvano Emma, come al solito scappando. Non risolvono un cazzo, perché come al solito ovviamente Parkinson e Cestino non risolvono un cazzo. Ma, raga, l'hashtag per questo fantastico video avvincente di Parkinson e Cestino è hashtag chiamate l'esorcista. Mi raccomando, raga, scrivetemi tutti nei commenti hashtag chiamate l'esorcista. Invece di chiamare Parker e Chester, Emma doveva chiamare l'esorcista, perché forse lui poteva concludere qualcosa. Ma vaffanculo.